volo di cristallo. Come vedete, lo sto registrando attaccato, ma andiamo al volo di cristallo. So solo che me ne pento, visto che l'hard disk è già pieno, quindi grazie a Fraps durerà qualche minuto questo video. E non prospetta niente di buono, visto che è già... Oh, cristalli! Oh! Bene, colpa di... Che spettacolo, che dobbiamo attraversare semplicemente questi cerchi colorati. E bla bla. Ok, allora dobbiamo attraversare gli archi, mi sembra niente difficile, Cristo! Gesù aiutami, fa pure lì. Voglio questo, che cavolo di lungo, so che li vedete pure voi, spero. Sono a mania che gli piaceranno questi livelli. Che sto stando? A chi è? Quelle pazze che è venuta l'idea di creare questi livelli. Ok, ho mancato pure... Oh, Dio santo, dai! Dove mi mettono questi scritti di archi? Oh sì, vabbè, mi orba. Andiamo a sbattere contro un cristallo, è più dignitoso, ma comunque, sì, infatti. No, come ha fatto a non prenderlo? Gesù. Solo che perderò la pazienza. L'unica cosa che mi piace di questo livello è il colore dei cosi, dei cicerchi. Non mi piace più niente di questo livello. Il tempo, lo vogliono mettere qualche minuto in più. No, faceva schifo. Oh Cristo, questo l'ho voluto io. Cristo è con noi. Spero di sì. Da questa parte. Cavoli. So che non li prenderò tutti gli archi facendo questo progetto, ma tanto cosa ci costa, già abbiamo questo giorno. Non so che ho fatto schifo, ma ne mi piace, però sono io. It's un my, non so come si dice in inglese, pure in inglese. Spero che non veda questo video, non devo essere scherzo, però. A parte che discorsi che faccio, devo anche vedere che inizio il video, spero che sono almeno più carino di perché. Cristo! Mi sono immaginato che c'era un arco là. Chissà perché. Sappiami che quest'archi mi perseguirà pure la testa. Ovviamente taglierò di brutto in questa parte. Però questo pezzo lo lascerò così. Capirete perché lo taglio. Quest'arco maledetto. Ci dà via l'impotente, se avessi che ci perdi tipo 3 secondi per arrivare all'arco, arrivi là, 2 secondi ti dà, certo, scaltro, no? Scaltro lui. Potevamo metterli più distanti, questo qui, 5 secondi, non so se prima ho detto minuti, se ho detto minuti mi sono regalato, e di grande minuti. Vabbè, fermiamoci quello schifo di scrigno perché mi fa perdere solo tempo, e scrigno l'arco. Non può non essere neanche quello che dico, grazie a quest'arco. O si chiama scrigno, non lo so. Arco. Penso si chiami arco. Questo deve essere coso finale. Infatti adesso perderò per forza perché gli schifi di aerei si allontanano sempre di più. Cadiamo in acqua che è più dignitoso, no? Come si fa? Come si fa? Come si fa? Perfetto. Ma che si sono più facili da prendere ogni livello? Non so neanche il senso logico questo livello. Ho capito, invece di prendere lo scrigno completiamo tutti gli archi, prendiamo gli aerei e poi prendiamo lo scrigno. Così siamo sicuri che vinciamo. Penso, se mi rimangono qualche altri secondi per respirare. Penso che arriviamo dopo un secondo e finiremo questo livello. Mi stai riempiendo tutto l'hard disk, questo livellazzo. Oddio santo, dov'è l'arco? Ok, ora qui pronti per l'action. Attenzione, vieni qua aereo. Che tutta cosa. Tu pure. Anche tu, non ti salvi, tranquillo. Vieni qua. Che puoi arrivare salvo. Oh, dimmi che questa è la via giusta per prendere tutti. Sì! Cristo! Prendilo! Felicità! Oh santo Dio! Oh Dio santo, morirò. Morto. Una scena di bomba cattolica. Oh Dio santo, Dio. No! Che sono stato un cretino. Comunque ho capito il metodo per prendere tutte cose. Vediamo questa parte, se no dura troppo poco. Sto perdendo un pochino di più di adrenalina. Minca quella durata.
l'ho fatta, scusami, alla fatta, non l'ho fatta. Non so neanche che cosa sto dicendo. Non so neanche cosa commentare perché è scandaloso, sto in questo livello. Ma di essere una montagna di questo che era. Come che c'è di che faccia, appena spiega, bravo, bravo. Tanto noi ci sappiamo tutte le situazioni, complimenti. E questo gli insegna essere un drone migliore. Che penso. Ok, facciamo tutti questi. Uccidiamo, facciamo dei capottari questi zombie. Però non so come si fanno resettarsi ogni volta che moriamo. Magicamente, ovviamente. In gioco c'è sempre qualche magia. In tutti i giochi c'è qualche cosa. Meno che non sia un gioco proprio realistico, ma non ce ne sono. Non penso ce ne sia. Oh, forse ce ne sono. Sì, sperando solamente io a caso. Sono i giochi seri, tipo mettiamo Trauma Center. Ce l'abbiamo fatta! Sempre se non facciamo boiata, no! Ce l'abbiamo fatta! Sì, nuovo record, 1 minuto 16.72. No! Voglio uscire. Abbiamo preso tutto? No, assolutamente no. Te lo scordi. Neanche morto. Finalmente, che livello insopportabile. 5500 gemme. Cristo. E che vuoi? No, proprio sopra la pattonella. Questo è il... no, vabbè, lasciamo stare. Non voglio arrabbiarmi adesso. Sono troppo felice per aver completato quel livello. Ok, quindi andiamo là. Allora, oh santo dio. Ci mancava solo la piscina e ci mancava solo quell'idiota che l'azione. La piscina, sì, vabbè. Andiamo da questo tizio. Arriva un audio, quello che è tuco. Grazie Spiro per aver riportato tante uova di drago. Salta in volo e sei pronto verso il mondo dei domatori. No, resta qui. Una prossima volta andiamo nel mondo dei domatori. Ciao ciao.